Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Telepace. Prendiamo la linea per il nostro consueto spazio di informazione pomeridiana. Lo facciamo in una eh, diciamo così, sede insolita, cioè nello studio 2, chiamiamolo così di Telepace, perché inauguriamo con questo martedì una piccola rubrica all'interno del nostro spazio pomeridiano. Ospiteremo eh, persone in grado di mostrarci semplici tecniche artistiche facilmente riproducibili, in grado di stimolare la nostra creatività e perché no, anche quella dei nostri bambini. Parleremo poi, anche di eh, cultura, di solidarietà e di attualità con eh, i principali argomenti di appunto di cronaca di quest'oggi. Eh, iniziamo però appunto presentandovi il nostro primo ospite di questo nuovo spazio: si chiama Pietro Burzi, benvenuto a Telepace. Grazie, buongiorno. Ed è eh, uno scultore. Da quanto, Pietro? Da una ventina d'anni. Quindi, prima lei si occupava di altro? Eh, sì, prima mi occupavo di altro, io lavoravo in medicina nucleare e però. Avevo alle due ero a casa molto tempo da dedicare alle mie cose quindi sono fortunato. E quindi ha potuto sviluppare la sua creatività, sì. la passione per la scultura principalmente sull'Ardesia esatto, cioè non in, lei non, non, non lavora la solo la no, per la scultura ecco. è la stessa su qualsiasi tipo di pietra okay. cambiano solo le caratteristiche delle pietre perfetto, qui abbiamo portato dei, eh, delle lastre di Ardesia e, e anche un'opera diciamo così, iniziata. iniziata a metà e finita perché Pietro Burzi collabora con l'Accademia Culturale eh, di Rapallo lo fa eh, tenendo proprio dei corsi di graffito su Ardesia di scultura su Ardesia anche per principiati per persone che non abbiano mai tenuto uno, uno scalpello in mano e che vogliono accostarsi a questa tecnica artistica imparando appunto a lavorare l'Ardesia. Villa Quirolo a Rapallo è la sede di questi corsi dell'Accademia Culturale. È così che è nata anche la collaborazione con Pietro Burzi e con le altre persone che poi saranno ospite nei prossimi martedì del nostro buon pomeriggio. Allora, dicevamo che cosa ci ha portato qui Pietro? Ci, ci allora, mostri? intanto questo è un graffito, sì? è una lastrina lisciata, e ora facciamo vedere graffietta con una punta, uh -huh. l'ardesia ha questa particolarità di chiari e scuri sullo stesso pezzo, poi lo vediamo anche nella scultura, si può ottenere delle gradazioni dal grigio chiaro al nero intenso a seconda di come viene lavorata. Ah, ok, quindi sostanzialmente questo effetto che lei ci stava facendo vedere esatto. lo ha è eh, io lo... ho preparato si solo un con disegno, una puntina, è corretto? Con una punta, okay. esatto. Ora si fa il disegno, si può anche trasferire con la carta carbone, mm -hmm. poi si passa tutto, facciamo vedere un pezzettino? Proprio sì, appena ecco, appena. Ecco. E poi si graffia tutto con una punta fino a farlo diventare chiaro ottenendo l'effetto che abbiamo visto sull'altro pezzo che era già fatto. Ecco, ecco Quindi... si vede già più o meno che diventa chiaro. Ecco. Adesso ecco, il nostro regista ci segue ecco. e ci, fa, ci mostra Questo è il pezzo che lei ha appena fatto proprio. Ah, qui. Sì, ora bisogna poi continuare certo. a Far diventare tante lineette Che però si ottiene questo effetto di chiaro e scuro Lavorando ecco. invece un blocco di ardesia più consistente Esante. Si può ottenere questo Questo è pesante, sì ci E eh, ah. saranno 5 kg Attenzione Allora, ecco. questo... questo non è per principianti Ma no, no, è per principianti ah, sì? Cioè chi viene... Ah. Comincia a farsi un lavoro così. Uh -huh. Allora, qui vediamo appena iniziato. È segnato il disegno uh -huh. con lo scalpello, così, in modo che non si perde più. Qui siamo nella fase più avanzata di lavorazione. Aspetta, abbiamo... Aspetti, aspetti, che piano piano la telecamera ci segue. Ecco, questa che stiamo vedendo adesso è la fase più esatto. avanzata di lavorazione. Quindi, abbiamo tolto tutto in giro okay. il disegno è uscito fuori, si inizia a dare dei piani e qui l'ultimo fiore è praticamente quasi finito. Ecco. Infatti, già iniziando a lisciare, diventa nero. Ecco, a me la cosa che, che stupisce tantissimo è questa capacità appunto dell'ardesia di modellarsi sotto le nostre mani, per cui qui ha tutto un altro aspetto rispetto alle altre zone della scultura. Eh beh, sì, qui è quasi è finito, è nero in in maniera cioè che Poi. non sembra neanche quasi lo stesso materiale. Esatto. Qui è stato tutto punteggiato così in modo da realizzare un contrasto, uh -huh. fa tanti puntini, questo effetto che è bocciardato. Uh -huh. E con il nero dà questo contrasto, è, è la prerogativa dell'ardesia. Ora, in realtà non si fa così, uh -huh. si fa uno scavo tutto intorno al perimetro del nostro disegno. Ok profondo quanto noi vogliamo che il nostro disegno esca fuori. Okay. Poi, come fanno per fare le tegole, si batte di fianco e si fa saltare via tutta la parte. Che, non, che dobbiamo togliere, se fosse di marmo me la devo togliere, con l'ardesia ho questa possibilità. Ho capito. Perché è la caratteristica del materiale eh sì, che lo. è tutto formato da fogli. Che lo Questo ci dà la possibilità di vedere come valorizzare un materiale che è proprio tipico della nostra terra e che quindi può essere davvero ecco. utilizzato per realizzare eh, oggetti, sculture, insomma. E lei, Pietro, ehm, quanti studenti ha l'Accademia Culturale? Eh, Noi circa questi... 25 mm. Ecco, vorrei dire che certo. la scuola dell'Accademia di Rapallo è l'unica scuola d'Italia che abbiamo fatto rivivere una tradizione che nasce nel Medioevo che era completamente perduta. Infatti se noi guardiamo Genova, il Genova esato, tutto anche il Levante, è pieno di portali scolpiti. Quindi non può averle fatto uno o due persone, certo. tantissimi facevano questo lavoro, un lavoro che è andato completamente perduto. Per comprare la mazzetta o uno scalpello, bisogna andare a Carrara. Qua non c'è più niente. Niente, è una tradizione che sta. C'è l'Accademia Culturale di Rapallo che mantiene viva sì. questa tradizione. Abbiamo detto dunque che questo appunto è un modo per valorizzare l'Ardesia. Il livello base, diciamo quello per i principianti, è quello sulla Ma lastrina. No, no, sono due attività differenti. Mm. Chi viene. Tanto uh, si può iscriversi quando si vuole, uno viene, comincia a fare un disegno e piano piano, se, è seguito logicamente, incomincia a fare il suo primo rilievo. Quindi insomma, si può imparare anche in tempi ragionevolmente rapidi? È corretto? Sì, un rilievo, io, in un anno accademico due o tre rilievi li fanno tutti. Aspita, ecco, questa è una cosa che non immaginavo. Sì, sì. Al termine, poi mh, realizzate anche delle esposizioni, delle mostre, dei lavori. Sì, noi col nostro corso abbiamo organizzato diverse mostre. La mostra si chiama Dalla cavatura alla lavorazione artistica perché io ho raccolto degli strumenti della cavatura ai cento anni fa: quindi, c'hai cioè i picconi, le lampade dei minatori, ci sono dei pannelli didattici dove si spiega anche, ad esempio, perché si chiama Ardesia. E poi ci sono la parte diciamo, artistica, tutti i lavori degli allievi del corso che espongono, abbiamo fatto a Santa Margherita, a Rapallo, a Campomorone, a Roncoscrivia e ora c'è in programma una mostra a Palazzo Ducale. Ecco, lei prossimamente poi sarà anche ospite di altre località, limitrofe, Piacenza, piuttosto che altre località. Ecco, per il, per... il graffito per i bambini alla scuola, sì. Ecco, per insegnare questa tecnica anche un sì, po' oltre il nostro tempo. Per territorio. far tenere viva anche la tradizione e far conoscere la nostra pietra locale. Eh sì, questo, questo sicuramente è molto interessante Poter fare in modo che queste tradizioni non si perdano E che restino appunto un patrimonio anche del nostro territorio Pietro, senta, io la saluto e accolgo i prossimi ospiti Lei, esatto, durante questa, okay. questa nostra trasmissione Ci mostra che cosa può venire fuori da una lastrina d'ardesia okay. Incisa con un disegno così Restiamo però a Rapalle, restiamo all'Accademia Culturale Che ha ospitato nella settimana di preghiera per l'unità dei Cristiani. Una tavola rotonda proprio dedicata al tema dell'ecumenismo. Vediamo insieme questo servizio e poi ci ritroviamo con i prossimi ospiti. Cosa dice la Bibbia di maschio e femmine? Dio crea eh, l'essere umano eh, sessuato al maschile e al femminile. È un dato della creazione, è così. E la parola creazione significa eh, soprattutto tre cose. La prima è eh, che Dio ha costruito eh, l'umanità. Perché eh, sia imago dei. E una cosa molto importante è che eh, non siamo immagine di, e somiglianza di Dio ciascuno individualmente, ma. Come maschio e femmina, cioè come famiglia, come comunità, e la comunità l'imago dei. La complessità dell'uomo tante volte viene ridotta e tante volte viene appiattita su elementi che invece sono molto diversificati e molto complessi. È un po' questa semplificazione dell'umano che ci porta tante volte a delle riduzioni e a delle frasi fatte intorno a quello che è un mistero, che è il mistero dell'uomo che è stato creato e voluto da Dio. Noi siamo stati creati complessi, siamo stati creati maschili femminili perché noi potessimo costruire e collaborare la comunione la libertà c'è data per la comunione e questo avviene a livello ecclesiale questo avviene a livello civile questo però avviene anche a livello psicologico individuale la sfida di ogni personalità è la sfida della comunione e la sfida di ogni società è la sfida della comunione quello che noi abbiamo dimenticato oggi la nostra civiltà che è basata più sul virtuale e non più sul reale, per cui abbiamo dimenticato la realtà, la realtà dei fatti che ci ricorda il cristianesimo, che una famiglia si forma praticamente da un uomo. E da una donna. Se si perde questa situazione, allora sostituiamo la famiglia con la nostra realtà virtuale, allora perdiamo anche la nostra autocoscenza e autodeterminazione. Non sappiamo chi siamo in realtà, e allora siamo prese più facile dalle forze anche economiche che ci vogliono disgregarsi proprio per isolarsi, per trovare le persone da sole per essere sfruttate, questa è la situazione e questa è la nostra crisi economica oggi. Eccoci siamo nella consueta location del Buon Pomeriggio e mentre lo scultore Pietro Burzi continua a lavorare, ci mostrerà poi nel corso della trasmissione, ecco l'esito del suo lavoro, diamo il benvenuto invece in studio a Marzia Dentone, operatrice dell'Apter del Tiguglio, benvenuta, buon pomeriggio. buon pomeriggio, e a Barbara Biasotti, amministratore unico della cooperativa Terra Mare, benvenute, eh, vi abbiamo invitato per parlare dei 15 anni dell'Apter Tiguglio, questa realtà che appunto da 15 anni anima eh, nel nostro territorio diversi appuntamenti in collaborazione con amministrazioni comunali del nostro territorio da Chiavari verso Levante sostanzialmente e proponendo eh, anche eh, diverse attività soprattutto riguardo all'educazione ambientale, ma ci arriveremo fra poco. Intanto Barbara Biasotti eh, mh, ci aiuti a capire appunto eh, la, la cooperativa e Labter che rapporto hanno, tanto per chiarire ai nostri telespettatori. Allora, la cooperativa gestisce dalla sua nascita il centro educazione ambientale che è uno dei nodi della rete regionale di educazione ambientale e che appunto in questi 15 anni di attività è stato un po' il nostro cavallo di battaglia e anche forse l'attività la, diciamo, la, la sede di tante attività che ci hanno visto protagonista eh, il... Voi siete a Sestri Levante Sì, esatto, la sede a Sestri Levante Collaborate con quali comuni del territorio? Allora, il Lab Tigugli è convenzionato con sei comuni del territorio sono appunto Sestri che è il capofila poi c'è Moneglia, Casarza, Cassì Leivi e Lavagna. Ecco partiamo appunto dalle attività che fate in collaborazione con l'ente pubblico, di cosa vi occupate principalmente? Principalmente in generale di educazione allo sviluppo sostenibile, che poi comprende una quantità incredibile di aspetti, dalla gestione dei rifiuti al risparmio energetico, al risparmio idrico, alla conoscenza stessa del territorio, la sua valorizzazione: quindi lo spettro è molto ampio, sono, sono tanti, tanti aspetti diversi che interessano sia diciamo, la parte più tecnico-scientifica che la parte più antropologica, naturalistica e via dicendo. Attualmente che, quali attività avete in essere? Attualmente in essere abbiamo delle attività per conto del Comune di Sessilevante con le scuole e sulla protezione civile, quindi sul, su quello che sono i rischi naturali presenti sul territorio. Questo è un momento un po' di stanca perché la Regione Liguria che negli anni passati aveva eh, spinto molto sull'educazione ambientale, e negli ultimi due anni con il cambio di giunta, ahimè eh, questa cosa non è è più stata presa in considerazione, quindi tutto il sistema regionale è in sofferenza perché non ci sono più fondi e ne, ne pagano poi diciamo, le conseguenze i comuni e il territorio che non, non viene più in nessun modo interessato da eh, opere di sensibilizzazione, momenti di incontro, momenti di conoscenza di quelle che sono le, le realtà del territorio. Ecco. Quindi è un momento difficile, diciamo sotto il profilo progettuale. Progettuale, so. sì, esatto: quindi i singoli comuni portano avanti piccoli progetti, ma la regia regionale magari di loro interessi, magari anche molto caratterizzati come nel caso del Comune di Sesse l'attività di protezione civile che, che, su, su cui il comune sta spingendo molto, eh, ma sono i lavori locali, diciamo, mentre mm -hmm. prima c'era una regia regionale, c'era un, un essere parte di un tutto su tutta la regione quindi un dialogo comune tra, tra le istituzioni e il, il territorio su temi anche di grande È importanza, esatto ecco. come quello che vedete, questa era una della la festa della protezione civile che abbiamo organizzato già da tre anni a questa parte. Parte eh, in collaborazione col Comune di Sesto, in cui in questo caso per esempio i volontari eh, delle associazioni che, si, che fanno parte del sistema della protezione civile eh, possono far vedere le loro attività, raccontano in come mm -hmm. si, può, si può diventare volontari e, eh, ed è un momento di vetrina diciamo, del, per, per queste associazioni, quindi un modo per farsi conoscere, e far conoscere le loro, loro, loro attività di volontariato. Poi ecco, è... Cerchiamo appunto di, di chiarire proprio Marzia Dentone che cos'è l'educazione ambientale cioè eh, noi mh, siamo abituati appunto ad approcciarci a, alle situazioni eh, di rischio sul territorio sempre nelle emergenze, no? Cioè quando si verifica un fatto eh, ci preoccupiamo di quella che è la nostra consapevolezza. Forse sono proprio i momenti di tranquillità relativa, perché poi stiamo ben vedendo quello che sta accadendo in Italia, eh, nel centro Italia, sono proprio questi momenti in cui vale la pena fermarsi e chiedersi quale consapevolezza abbiamo noi dell'ambiente. Ecco. Che cosa intendiamo per educazione ambientale? Ecco eh, il termine intanto è nato eh, proprio anch'io l'ho scoperto recentemente negli anni 60 e proprio per dare l'idea che educare e quindi insegnare il rispetto per l'ambiente con tutto un insieme di buone pratiche che vanno appunto dal eh, rispetto per il risparmio energetico al, eh, all'inquinare di meno anche con una corretta gestione dei rifiuti ma eh, tante altre eh, maniere per eh, comportarsi nel modo migliore per rispettare l'ambiente per dare un futuro migliore alle nostre generazioni, ma nello stesso tempo, alle nostre generazioni future, ma nello stesso tempo anche noi stessi il nostro impatto sia sempre minore eh, o comunque adeguato a quello che l'ambiente riesce a sostenere. Infatti si parla spesso e volentieri ultimamente non tanto solo di educazione ambientale ma di educazione allo sviluppo sostenibile e sostenibilità, questa parola spesso tanto usata ultimamente, è proprio il fatto che eh, deriva dal fatto che l'ambiente sia in grado e la natura sia in grado di sostenere l'impatto che l'uomo nella sua vita quotidiana, tutti i giorni, dà in Quello che produce nelle sue attività quotidiane. Ecco appunto, voi portate avanti questo tipo di sensibilità, di sensibilizzazione attraverso iniziative sul territorio. Mi sembrava di vedere dalle foto non solo a Sestri Levante, ecco, ma un po' a 360 gradi in tutto il, eh, in tutto il nostro territorio. Mi sembrava di, vedere di conoscere il Parco dell'Aveto, se non ho visto male dalle eh, foto. Forse anche, uh -huh. in realtà abbiamo lavorato un po', poi collaboriamo anche perché il Parco dell'Aveto stesso ha anche un. Un il suo centro di, un centro un suo di, centro educazione. Centro di educazione ambientale mm. e noi facendo parte del come laboratorio territoriale Tiguglio eh, del sistema ligure dei centri di educazione ambientale in realtà collaboriamo certo. con tutti gli altri centri di educazione ambientale del territorio, e quindi per l'area marina vicino, costiera vicino a noi con l'Abter di Portofino e nel caso dell'Aveto con il CEA Parco dell'Aveto e quindi di conseguenza poi eh, ci occupiamo anche però di organizzare escursioni e ovviamente le escursioni travalicano, certo. svalicano in vari territori. Eh, magari spesso e volentieri le escursioni cercano di valorizzare eh, anche elementi tipici del territorio, come possono essere le degustazioni eh, o le visite a cantine, frantoi come le immagini che scorrono, uh -huh. o le visite a siti archeologici eh, come nel caso di San Nicolao uh -huh. eh, o anche eh, Escursioni su piste ciclabili che quindi possano dare l'idea di quello che può essere un basso impatto ambientale certo. anche muovendosi in bicicletta. Ecco, avete dicevamo che è un momento difficile e abbiamo appunto parlato anche di questo elemento proprio di attualità. Avete in programma qualche iniziativa nel medio periodo? Non so chi delle due. Nel medio periodo, in realtà, okay, no. Nel okay. senso che in questo momento è un'attività un po' più nascosta perché stiamo lavorando con le scuole del Comune di Sesse Vaggi sì. nell'ambito di quello che è l'annuale programmazione di attività attività per le scuole uh -huh. elementari e medie. Eh, nel medio-lungo medio periodo, e nel lungo periodo sapremo, sappiamo che avremo un'altra festa della protezione civile uh -huh. in, in autunno, in, a fine estate, a seste levante, nel medio periodo in questo momento non c'è nulla. Moneglia quest'estate avrà il consueto ciclo di attività di escursioni eh, che eh, annualmente eh, il Comune programma anche per eh, diciamo, tutte le attività legate alla bandiera blu che il, Moniglia, il Comune di Moneglia ha ormai da quanti anni? Tantissimi. 23, 23 24, 24, anni, 24 sì. anni e per cui tutte le attività del centro educazione ambientale concorrono al, al mantenimento di questa bandiera blu e regolarmente il Comune di Moneglia certo. durante l'estate organizza attività per le Proprio i cittadini e per i turisti che vengono in... In vacanza. vacanza. Un'ultima cosa, Marzia Dentone avete anche una collaborazione col Museo di Castiglione Chiavarese, il Museo archeo eh, Minerario? Sì, in realtà la nostra cooperativa mh, gestisce in gestione da parte del Comune di Castiglione mm -hmm. Chiavarese anche il eh, Museo archeo Minerario di Castiglione okay. Chiavarese, che mm -hmm. è la miniera di rame più antica di tutta Europa. Mm -hmm. E nell'ambito delle iniziative dell'Ab Terti Guglio, tra le immagini che scorrevano mm -hmm. a c'era, abbiamo per esempio organizzato eh, un corso. Di formazione per guide um, turistiche, ambientali, escursionistiche e poi la Bat Night, che mm -hmm. è la notte dei pipistrelli con esperti del territorio, inserita in ambito internazionale, proprio nelle eh, manifestazioni legate al, a un ciclo di manifestazioni proprio sui pipistrelli, con uh, un esperto che è venuto apposta a Castiglione a uh, studiare questi particolari animali. Grazie, noi diamo spesso le notizie che voi ci mandate, lo facciamo volentieri perché Grazie. ci sono tante cose. Era un modo questo, appunto, ospitarvi anche per farvi conoscere, per spiegare chi è, qual è questa realtà che, appunto, da 15 anni è sul nostro territorio e che propone queste attività di cui sentite sempre parlare, no? Te le dalle notizie, dice cioè il Lab Per organizza questo, questo. Ecco, sono loro. Grazie. Grazie. Aspettiamo appunto le vostre prossime iniziative, in bocca al lupo, anche per le difficoltà di cui ci avete parlato. Grazie Noi adesso, mille. in attesa del prossimo ospite, mi sposto per dare modo appunto dal cambio di ospite in questo, in questo nostro studio. Intanto ci colleghiamo appunto con Pietro Burzi con lo studio 2. Come sta andando il suo lavoro Pietro? Bene. Che cosa? Siamo, a che punto siamo? Ecco. C'è questo pesce uh -huh. e sto cercando di fare chiari e scuri per realizzare tutto il disegno. Ecco. Quindi sta, sta procedendo diciamo, il lavoro che Procede ci ha mostrato. Creando diciamo, i chiari e gli scuri semplicemente incidendo l'ardesia così come ci ha mostrato. Esattamente. Quindi insomma è un lavoro che davvero può essere alla portata di tutti. Quanto ci vuole in media Pietro per realizzare questo tipo di... Ma dipende dal tipo di disegno, uh -huh. un'oretta. Un'oretta. Quindi eh, eh, se è più grande più complesso di più, se è più piccolo più semplice o meno. E ci diceva che uno può anche portarsi, per esempio, anche avere diciamo così, un disegno riprodotto su carta e trasferirlo con sì, la carta blu. Sì, sì, con la carta carbone, certamente. La carta carbone è blu, perché la nera non si vede niente sul in nero. In effetti. Ecco, e, e quindi in un'oretta si può realizzare sì. un, un disegno. Sì, un lavoro così, sì. Uh -huh. E questo motivo lei lo ha prodotto di fantasia, diciamo? Sì, sì, questo l'ho disegnato sulla carta, ho fatto lo stesso sistema come facciamo fare, uh -huh. con la carta carbone l'ho passato, con la punta poi ho ricalcato tutto il disegno e adesso sto realizzando dei chiari e scuri per evidenziarlo. C'è un modo, ci sono dei, oltre alla punta che lei sta usando, ci sono delle altre punte che possono dare un effetto diverso sull'Ardesia? Eh no, io... Ad esempio, per i bambini, perché una punta così costa 10 euro? Uh -huh. Abbiamo preso dei, dei chiodi da 20 cm, appuntiti e hanno fatto lo stesso effetto uh -huh. di questa punta. Okay. Con 2 euro si compra 10 chiodi. Ecco insomma, sì. quindi. È anche un'attività appunto a basso costo che sì. appunto, si può imparare e riproporre, come dicevamo, per stimolare la propria creatività, ma perché no anche quella dei bambini. Allora Pietro, buon lavoro, ci risentiamo tra qualche minuto. Eh? Nel frattempo ci ha raggiunto nei nostri studi Cesare Dotti che alle 16.30, uh, dunque aspetti che guardo perché non mi ricordo, nella sala livellara di Via eh, Del Pino certo. a Chiavari terrà la consueta lezione dei corsi di eh, cultura genovese dell'Associazione Culturale O Castello dei di cosa parlerà oggi Cesare? Dell'unico doge chiavarese della Repubblica di Genova? Stiamo chiamando la conversazione che sì. <ride> è meno imperioso. No, diciamo che qualche anno fa io mi sono reso conto che dalla toponomastica di Chiavari era assente il chiavarese che ha avuto l'incarico più prestigioso di capo di Stato, l'unico chiavarese capo di Stato ai tempi della Repubblica di Genova, David Vacca. Mancava nella toponomastica. E allora... Come eh, si chiamava? David Vacca. David vacca. Vacca. in effetti non c'è diciamo... una via Vacca. In... No, assolutamente. E la famiglia prima si chiama, era chiamata Vaccaro, Vaccari, De Vaccaris, poi a, nel 500 il cognome è diventato Vacca. Uh -huh. È stato un doge biennale dopo la riforma di Andrea Doria del 1528 è stato DOGE dal novembre 1587 al novembre 1589 e, e allora abbiamo comunque conoscendo l'argomento abbiamo fatto anche la richiesta al comune perché la commissione toponomastica di cui tra l'altro faccio parte come rappresentante della società economica di Chiavari prendesse in considerazione L'idea di dedicargli una via, una piazza, un luogo di Chiavari, mm -hmm. perché la toponomastica sappiamo che praticamente ricorda ai cittadini i chiavaresi che hanno ben meritato nei confronti certo. della città con la loro vita. Quindi, diciamo che questa richiesta è stata avanzata? Si è stata avanzata già dal castello diversi anni fa, poi recentemente appoggiata dalla Società Economica e poi avendo ritrovato negli archivi della società economica un interessante documento, l'abbiamo riproposto al comune riproducendolo come omaggio per il confuoco, l'ultimo confuoco del dicembre scorso, perché è un documento che la dice lunga sul carattere di questo nostro antico meritevole concittadino. E si era comportato talmente bene come doge mm -hmm. che i supremi sindacatori che quando un doge o comunque un'alta carica dello Stato finiva il suo mandato andavano ad analizzare punto per punto, anche se non c'erano state denunce, il suo comportamento, hanno trovato talmente ineccepibile che poi è stato nominato procuratore perpetuo della Repubblica di Genova. Era stato un giure consulto, un diplomatico, una persona dalle mille sfaccettature. Quindi Tutte... c'è anche un aspetto di attualità, se vogliamo, cioè eh, manifesta, diciamo così, ha incarnato quell'irreprensibilità diciamo certo, della, certo, della carica certo. pubblica oggi tanto invocata, ecco, e... per quello dicevo attualità. E in aggiunta a questo, cos'è successo? che ancora non abbiamo reperito negli archivi del comune, la delibera del comune, ma nel 1593 eh, gli amministratori dell'università, come si chiama allora, di Chiavari, gli amministratori di Chiavari avevano deliberato di erigergli un monumento, uh -huh. proprio come ringraziamento per la sua opera. E questa lettera che è stata donata da un socio diversi anni fa, ma non è ancora stata protocollata presso la società economica, è la risposta all'intervento dell'ex Doge, dell nei confronti degli amministratori di Chiavari. In parole povere gli uh -huh. dice: Guardate, io vi ringrazio e vi amo come fratelli e come figli, voi potrete sempre far conto su di me, ma sapete che a queste cose io non ci ho mai tenuto, non ho mai avuto ostentazioni di nessun genere. Perciò, se non volete trasformare la mia gratitudine in disgusto, dice letteralmente: vi prego, ma prega ripetutamente lasciate perdere, non attuate questa delibera e li convince a non dedicargli questa statua. Mm -hmm. Quindi ragione di più, 500 anni dopo, nel 1518 è nato, nel 2018 scade mezzo millennio dalla nascita, che sarebbe una buona occasione perché il comune lo ricordi a tutti i cittadini, eh, cioè. anche perché è una figura poco conosciuta, sì. anche perché... Eh, I Vaccà, che erano proprietari di, di San Pietro di Rovereto, uh -huh. erano proprietari di tutto il Monte Cucco, dei due versanti verso Monte, verso il Rio Campodonico e verso il mare. Erano padroni di tutta la zona pianeggiante di Preli fino a Rupinaro, fino a San Pier di Canne. E no, a un certo punto l'ultima erede femmina, Porzia, andò a sposa a Giovanni Torriglia, e non avevano più eredi maschi i Vaccà, quindi i beni passarono ai Torriglia. E quando anche l'ultimo dei Torriglia nel 1908 morì senza eredi, tutti i beni e il patrimonio che furono già dei vaccà andarono a quella bella istituzione che era la casa di riposo per i Chiavaresi. E quindi, nella zona dove i Torriglia avevano fatto questo palazzo nel 1760, comunque, questi preli in questi praticelli mm. anticamente dei vaccà, sono ricordati indirettamente anche da questa istituzione. Certo. Dato che adesso nella zona che fu VACA, sempre Preli, cioè quella dove c'erano i cantieri vicino alla colonia Fara, la colonia Fara stessa, tutto su terreno che fu dei VACA, c'è in fase di compimento quella operazione immobiliare sì. nuova, eh, ci saranno diversi siti, ci sono anche altre richieste, ma io spero che un bel posto venga riservato al nostro concittadino Doge. Ecco. Uduge, Uduge della Repubblica d'Esena. Vedete come ci ha riportato anche all'attualità, perché poi succede che quando passano gli anni si vede via vacca, mettiamo, sì, uno sì, dice sì. chi era, noi... Una breve nota bisogna metterci. <ride> Lo sappiamo ma, adesso. Ma il nome stesso di Preli, che banalmente sì. erano i Praticelli, c'era qualcuno che diceva Preli, da Preli ci fu una battaglia, cioè anche le invenzioni etimologiche sono dannose per far dimenticare... Mm -hmm. Quello che veramente era nel passato. Mm -hmm. Uno dei compiti del castello, anche della società economica naturalmente, certo. è di ricordare il passato perché, come diceva Tolkien, mm -hmm. le radici più profonde sono quelle che non gelano. Quindi, noi non dobbiamo perdere di vista le nostre radici, la nostra memoria. Mm -hmm. Perché altrimenti siamo piante senza radici. Appunto. Grazie, grazie per questa, eh, per questa notazione che ci riporta anche a quello che sta succedendo nello studio 2, dove c'è Pietro Burzi che ci diceva eh, è l'unico in questo momento che porta avanti questa attività di, di conservare la memoria di come si lavora l'Ardesia, anche così, semplicemente senza essere degli specialisti. E va un po' nella direzione che lei diceva: no? certo, Conservare certo. le nostre tradizioni, tutto, la memoria tutto, delle nostre radici, da dove veniamo. Il nostro patrimonio culturale. Certo. Eh, infatti noi per esempio come Castello tutti gli anni diamo alle stampe il lunaio. Certo. E il lunaio è un'altra operazione certo. per conservare la nostra memoria. Uh -huh. Quest'anno della pasta alimentare, ma uh -huh. sempre memoria, cioè noi non dobbiamo dedicarci a un settore piuttosto che a un altro. Tutto ciò che è memoria, che è tradizione, che è bagaglio uh -huh. dei nostri vecchi, cercare perlomeno lo meno se non di portarla avanti, ma che non vada del tutto dimenticata. Del tutto dimenticata, grazie a Cesare Dotti alle 16.30. Dunque, alla Sala Livellara di Via Del Pino, esatto. preparandoci al 500 anniversario dell'unico doge Chiavarese della Repubblica di Genova. Mi diceva Mino Sanguinetti al telefono: Non abbiamo detto chi era per mantenere un po' di sasso, oh, ma l'abbiamo svelato. La Insomma, rilacca... no? <ride> gre... erano stati dei grandissimi patroni, ad esempio della Chiesa di Pacezza. Di Pacezza, scusa, delle Grazie mm -hmm. anche Pacezza avevano finanziato la ricostruzione, ma l'avevano. Il Santuario delle Grazie, eh? vicino all'antico ospizio e cappella, l'avevano costruito sul loro terreno, mm -hmm. dotandolo poi negli anni di affreschi, il famoso ciclo degli affreschi, sì. di Teramo Piaggio. Sì. C'è tra l'altro c'è un bellissimo bassorilievo dove c'è il loro stemma, questa costruzione fortificata con in cima al pino, che era il pino della Pinara, della Selva di Pini, che era la loro proprietà, e con la mucca. Del, del loro cognome in primo piano i vacca grazie, grazie Cesare Dotti per averci anche dato queste ultime notazioni eh, ci colleghiamo nuovamente con Pietro Burdi nello studio 2 eh, nello studio appunto dove sta realizzando questo lavoro allora Pietro cosa ne dice? l'Ardesia è uno strumento importantissimo anche per conservare le nostre tradizioni chissà che domani, un domani vacca il doge chiavarese della Repubblica di Genova non possa essere ricordato anche con un basso rilievo in Ardesia Ce ne speriamo. <ride> Magari, chissà, abbiamo fatto nascere qualcosa oggi negli studi di teleface del buon pomeriggio. Ci faccia vedere come sta andando il suo allora, lavoro, sì. Pietro. Sta allora. procedendo. E quindi con, sta riempiendo tutti gli spazi che vuole. Tutti che gli provare. spazi, cercando di creare un contrasto fra il chiaro e l'oscuro. Mm -hmm. È un lavoro appunto che è semplice possono fare tutti, si possono quindi divertire. Mm -hmm. L'unica cosa appunto le lastrine bisogna procurarsele perché devono essere belle lisce in modo che diventa nera. Più si liscia più diventa nero. Dove, ci, dove se le procura lei Pietro le In la... Val Fontana Buona c'è Chiaramente... un'azienda che, domande, sì, eh, un eh. che <ride> fa proprio le lastrine così sottili, già smussate, già pronte. Perché prima me le facevo da solo, ma non potete immaginare la polvere, non vale la pena. Una polvere veramente incredibile. In più la polvere dell'Ardesia contiene silicio, per cui i vecchi minatori erano tutti malati di silicosi. Esatto. Vista al microscopio la polvere sono come dei, degli aghi che si piantano nelle vie respiratorie mentre il marmo sono delle palline solubili se non si respira neanche il marmo è meglio, però comunque fa molto meno male. Certo, certo allora proceda pure con il suo lavoro okay. Pietro, ci risentiamo ancora fra qualche minuto per vedere come com sta procedendo yes. e noi torniamo qui nel nostro studio con eh, Roberto Podestà benvenuto, benvenuto, l'abbiamo invitato con la sua sciarpa blu <ride> immancabile <ride> <Inmancabile. ride> per ricordare suo papà Pino Podestà, il dimenticato presidente del Sandoria Club De Paoli di Lavagna. Quante reti d'argento avrà consegnato tuo papà? Io non lo eh, ho. Ho perso il conto, anch'io, sinceramente. <ride> no, parecchie, parecchie. C'è un modo anche bello per ricordarlo: sabato 28 gennaio a Lavagna, di fronte alla chiesa di Santa Maria, madre della chiesa, sarà inaugurato un um, Fiat Doblò, un mezzo per eh, il trasporto di persone eh, disabili o comunque di persone che ne abbiano necessità in dotazione alla pubblica assistenza Croce Verde Chiavarese. Eh, Roberto, com'è nata questa idea? Come ci si arrivati? Sì, eh, no, l'idea nasce dal nostro presidente Ennio Zignaigo. Mm, ci siamo presi un po' di tempo. Perché volevamo ricordare papà per quello che aveva fatto in una maniera concreta, un qualcosa di non la solita per dire torneo sportivo con mm -hmm. cadenza magari annuale che portasse il suo nome, non una cosa astratta, avevamo qualcosa di concreto. E diciamo, nel svari avevamo svariate opportunità, svariate ipotesi. Alla fine si è scelta questa, che, secondo me, è una cosa molto bella, eh, abbiamo fatto forse il passo più lungo della gamma, uno <ride> sforzo economico non solo notevole, eh, è più di un anno che facciamo manifestazioni, iniziative, tutto rivolto a, a questo progetto, all'acquisto di, di questo mezzo uh -huh. e credo sia la cosa più bella perché è una cosa che rimarrà alla Croce Verde di Lavagna, sarà eh, a disposizione quindi di chiunque ne abbia bisogno. Ed è anche quel tipo di mezzo che sarebbe servito a mio padre durante la malattia. Quindi mm -hmm. proprio secondo me eh, porterà il suo nome ed è una cosa eccezionale. Eh sì, devo dire che ci hai già elencato una serie di motivi <ride> no, davvero molto importanti perché il fatto di passare attraverso un'esperienza dolorosa come quella della malattia, di rendersi conto di quali sono le necessità e di mettere comunque a frutto questa esperienza brutta per qualcosa di bello è senz'altro senz'altro molto molto sì, interessante sì, sì. che tipo di scelta avete fatto di che mezzo si tratta questo è un è un mezzo eh, un fiat doblo che è stato convertito e servirà per il trasporto delle persone portatrici di handicap ad esempio eh, agli ospedali per eseguire cure per eh, diciamo una sorta di, di trasporto che per le persone che non hanno la possibilità di andare con mezzo autonomo eh, quindi con la carrozzina, il esatto, esatto. sollevatore... Insomma. Esatto, tutto è stato mh, confezionato ad hoc per questo, per questo motivo. Sì, di sicuro lo sforzo economico è importante, non solo l'acquisto del mezzo ma anche il suo allestimento. Esatto, cioè. sì, 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 assolutamente. Siamo, mm -hmm. siamo partiti dall'acquisto di un mezzo e qui per questo ci ha aiutato anche appunto la Croce Verde nella persona di Celestino Moruzzi che è anche un nostro socio fondatore quindi poi il mondo è piccolo, la lavagna è un paese piccolo <ride> certo. e quindi siamo, siamo partiti noi assieme alla Croce Verde ed è proprio un mezzo di, di cui loro ne necessitano e hanno bisogno e per questo faremo l'inaugurazione già sabato 28 dopo un annetto che ci siamo dietro mm -hmm. Lo sforzo economico non è ancora finito, però, intanto lo mettiamo a disposizione di chi effettivamente ne ha bisogno. Ma allora, lo diciamo, insomma, se c'è qualcuno che vuole contribuire. Eh, assolutamente. <ride> facciamo questo appello. Chi, chi è interessato, chi vuole qualche informazione, uh -huh. assolutamente, non abbiamo ancora finito. Quindi è ancora tempo a dare la sua mano. E l'attività del Sandaria Club: come procede? Procede bene. Uh -huh. Procede bene. Eh, come hai già detto, in quest'anno, nonostante le nostre dicevi la rete d'argento, sì. tutte le nostre manifestazioni. Sono sempre a calendario. Uh -huh. Lo sforzo quest'anno è stato proiettato su questo: uh -huh. e questo lascio, lasciamo perdere il discorso tifosi, Sandori, Gena, Qua abbiamo fatto, secondo me, proprio in 35 anni di club. Forse la cosa più bella e che dà più soddisfazione a noi, tutti: del direttivo, soci, simpatizzanti uh -huh. e anche i nostri cugini. Perché no? Eh, abbiamo certo. avuto. Cioè, in nome della solidarietà, esatto. voglio, voglio vedere se non ci sono dei genuani disposti. Esatto. Eh, io genuano, ci credo. Ma, sì. mano, ben <ride> ma io ci credo. Come? Allora, diciamo l'appuntamento alle 15.30, sabato 28 gennaio, la Santa Messa in ricordo di papà. Sì. Eh, alle, al termine della messa si uscirà fuori, evidentemente. Sì, eh. ci sarà un intervento del presidente della Croce Verde Moruzzi e del nostro presidente Egno Zignaigo. E poi concludiamo tutto con un aperitivo che è fatto a metà con la Croce Verde, in modo tale da, ecco, deve essere comunque un momento di festa, ecco, sicuramente un ricordo di papà, certo. ma credo che lui, anche lui sarebbe contento di quello che abbiamo fatto. Quindi poi un bel momento di festa per tutti. Penso proprio di sì, anche perché papà era un generoso, insomma, sì, sì, dove c'era da spendersi anche per quello, assolutamente. si spendeva, <ride> per cui insomma, grazie. Allora, grazie a Roberto Podestà per averci tanto portato a ricordare il papà, che ricordiamo sicuramente tutti volentieri, Pino Podestà, che eh, aveva questo modo anche così eh, molto simpatico di approcciarsi alle persone e quindi eh, davvero ha lasciato questo ricordo eh, caro nel cuore di tutti quelli che l'hanno conosciuto a prescindere. Anche dalla fede calcistica. Poi io non ti chiedo nulla della sandoria perché non ne ho la più pallida idea. Proprio cioè... un momento in cui meglio non ah, okay, vedi. parliamo d'altro perfetto benissimo. Ma meglio, perché proprio. guarda Però eh, dicevamo appunto, il ricordo appunto della generosità di Pino Podestà di questo suo modo così di porsi. L'appuntamento sabato 28 gennaio alle 15.30 alla Santa Messa nella chiesa di Maria Madre a Lavagna e poi a seguire l'inaugurazione di questo mezzo per il trasporto disabili. Grazie, 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 a grazie. A Roberto. Mi Podestà. Noi ci vediamo adesso un servizio che ci riporta a Chiavari, da Lavagna torniamo a Chiavari per poi introdurre l'ultimo segmento di questa nostra trasmissione, ossia ai lavori che stanno per iniziare per la messa in sicurezza della zona di San Pier Cane con le conseguenti modifiche alla viabilità. Vediamo insieme il servizio realizzato oggi da Andrea Capitani, poi ci ritroviamo per l'ultimo segmento in cui torneremo a parlare di Chiavari. I lavori di preparazione con la demolizione di due aiuole e la tracciatura della segnaletica orizzontale inizieranno a giovedì prossimo. Le modifiche alla viabilità invece dovrebbero entrare in vigore a partire dalla prossima settimana. Sono questi i primi due provvedimenti che caratterizzano l'inizio dei lavori al nuovo ponte davanti alla chiesa di San Pier di Canne a Chiavari. Un'opera importante e attesa dal quartiere che mira alla messa in sicurezza di uno dei tratti più problematici del torrente Rupinaro, ma che non mancherà di provocare disagi alla circolazione dei mezzi privati e pubblici, compresi i tir diretti. Corporation ex Lames. Con l'inizio dei lavori veri e propri infatti verrà interrotto il transito sul ponte che sarà completamente demolito e entrerà in vigore la viabilità alternativa. Dall'edicola si potrà proseguire eh, verso le cooperative, quindi sul retro, e diciamo rispetto alla, alla zona attuale e verranno battute. Tolte due ruole per poter transitare con i mezzi sia che vanno alla Lames, quindi questi grossi camion, che con i pullman che vanno verso Levi. Il traffico, diretto a Magiena e alte altre frazioni, sarà invece garantito lungo via San Pier di Canne con l'installazione di un semaforo all'altezza della chiesa. I lavori al nuovo ponte in cemento armato, del costo complessivo di 800.000 euro, verranno eseguiti dalla ditta Traversone e dovrebbero durare, condizioni meteo permettendo, quattro mesi. A giugno quindi il traffico dovrebbe ritornare alla normalità, compresa la circolazione dei bus della TP che nel frattempo verranno deviati sulla viabilità alternativa. Qui non ci sarà più la fermata, la fermata sarà diciamo, qua in piazza eh, diciamo, dalla zona della Expert perché chiaramente i pullman transiteranno dall'altra parte e qui transiteranno solo dei pullmini piccoli che saranno quelli che andranno verso Magena, Sanguinete e Campodonico. L'intervento prevede la realizzazione di due spalle a 20 ciascuna a una profondità di 1,50 m in modo da permettere in un prossimo futuro l'abbassamento ulteriore del letto del torrente per dargli una maggiore portata. Intervento questo già previsto nel progetto complessivo di messa in sicurezza del Rupinaro. Sono diverse le fasi che caratterizzeranno i lavori. Verrà demolito il ponte quasi da subito, eh, diciamo che una parte verrà ricostruita dove verranno installati i nuovi sottoservizi e poi successivamente la, la parte restante. Quindi il problema principale sono proprio acqua, luce e gas che ce ne sono tantissime intubazioni, tra l'altro abbiamo il gas con alta pressione, che quindi è una linea importantissima e quindi quello sono i problemi maggiori e anche le perdite di tempo maggiori che, che ci saranno saranno per queste lavorazioni messa in sicurezza idrogeologica problema sicuramente importante non solo per Chiavari depurazione delle acque altro problema molto importante per tutte le località del nostro territorio stamattina se ne è parlato in un incontro in comune a Chiavari ci ha raggiunto nei nostri studi il sindaco Roberto Levaggi intanto grazie di esserci venuto a trovare eh, dunque si va verso i due depuratori Ramaia per Sestri Levante la località individuata per quanto riguarda eh, la zona diciamo così, della piana dell'Entella diciamo eh, per semplificare in questo modo, si va verso una collocazione nella zona del Lido, non più Colmata ma Lido. Avete, di cosa avete, quale tipo di accordo avete raggiunto questa mattina, Sindaco? Eh, no, con i sindaci ci eravamo presi questo impegno di vederci appunto nella giornata di oggi, già fin dal 12 di gennaio, sì. quando in città metropolitana ci eravamo incontrati tutti i sindaci della zona, compreso la Val Petronio, per portare avanti il discorso dei depuratori di vallata, perché ad oggi, bisogna dirlo ai telespettatori, lo ricordiamo ancora: vige tuttora una delibera dell'atto certo. e della città metropolitana inviata in regione, quindi per adesso c'è questa, dell'impianto unico da 210.000 abitanti equivalenti, quindi Val Petroni e Valle dell'Entela insieme, con tubazione a mare, nell'area di Colmata, su cui pende un ricorso al TAR che noi abbiamo messo per impedire questa soluzione. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato in questi mesi per far sì che si scongiurasse questa, questa soluzione, grazie anche a un ordine del giorno della Regione Liguria, a interventi dell'Asso Balneari, eh, nostra del Comune di Chiadri che ha avuto una fortissima opposizione avendo già anche un depuratore fino al 2021 nella zona di Preli, eh, anche se eh, diciamo un depuratore di vecchia concezione però tuttora funzionante nella zona di Preli. E abbiamo posto questo veto totale la nostra battaglia diciamo in gran parte possiamo dire che l'abbiamo vinta con altri comuni dell'entella che avevano votato come noi ma anche con rapallo santa margherita che avevano espresso il voto allora nel 2015 dicendo che far passare una condotta a mare fare 12 km, decine di chilometri di tubazioni 10 o 11 pozzi di sollevamento per portare la fognatura da Sestre Levante fino a Chiaveri, dalla Val Petrole fino a Chiaveri, poteva, era un patto ambientale troppo forte e un costo eccessivo. Finalmente, adesso tutti i comuni del, del Levante, del nostro comprensorio, anche quelli che avevano votato a favore dell'impianto unico comprensoriale, questa mattina abbiamo raggiunto un accordo che se ci saremo chiamati in atto, voteremo per eliminare definitivamente la delibera dell'impianto unico nell'area di colmata di Chiaveri, quello da 200. E questo è il primo punto per cui noi potremmo ritirare il ricorso al TAR che era fatto su quell'impianto. Successivamente c'era l'altro problema, quello di non arrivare a Genova, che poi noi del Tiguglio diciamo sempre Genova-Matrigna, poi arriviamo sempre Litigiosi e Divisi. Allora, siccome i comuni della Val Petronia avevano già raggiunto un accordo, per il sito che ha messo a disposizione di Ramai al sindaco di Sestri Levante, per Castiglione, Casarza e Sestri, con l'ipotesi di Moneglia successivamente, perché Moneglia è già il depuratore, c'era da trovare un difficile accordo su Chiavari, perché la soluzione immediata e più banale per evitare le infrazioni, anche perché entro marzo... Deve essere mandato in regione la localizzazione dei due impianti, altrimenti si procederebbe con l'impianto unico già ventilato. Quello appunto in delibera. Quello appunto in delibera, e dovevamo trovare un accordo tra di noi, perché se andiamo là litigiosi, poi sceglie, sceglie qualcun altro per noi. Allora a questo punto abbiamo trovato eh, la soluzione, poteva essere anche il porto di Lavagna, però viste le carte, è andata in regione completamente zona rossa. Le uniche zone, verdi, gialle di bassa eh, tirante erano quelle del Lido, dell'area di colmata e della zona dei preli stessa. Per cui anche per evitare di trovarci con un eventuale impianto consortile di Valata a Preli, che è un'area di pregio che prima o poi va dismessa comunque andare a ristrutturare il vecchio impianto, o trovarci la colmata con in mezzo un impianto di depurazione che è un'area strategica, un'area non esondabile che noi l'abbiamo sempre detto è molto importante non soltanto per l'impiantistica sportiva ma perché può essere ricettore a livello direzionale di imprese certo. e può fare da contenitore di tanti posti di lavoro. Abbiamo perso il Tribunale, però quest'area per tutto il comprensorio è di fondamentale importanza, vicino al porto, alla stazione turistica. Allora, voi l'immaginate immaginate come era di sviluppo come sostanzialmente di sviluppo? turistica. A ehm. questo punto ci può essere un'apertura del Comune di Chiavri, come abbiamo scritto mm -hmm. questa mattina nel documento, tutti i sindaci uniti, purché venga eliminata la precedente delibera dell'area di Colmata mm -hmm. in modo totale. Si passi decisamente al depuratore di Valata, se viene fatto un impianto a impatto zero, totalmente sotterraneo, l'unico cammino che sorgerebbe sarebbe. A oltre 200 metri dalla prima eventuale abitazione, che è molto lontana perché è a ridosso della ferrovia, e comunque sarebbe un posto verso la foce del fiume, oltre, oltre le cabine del lido, molto vicino al mare. E, e tutto il resto sarebbe, risulterebbe interrato, compreso i giardini antistanti e la piscina stessa dove inizierebbe l'opera verrebbe demolita e ricostruita in loco completamente tutta la piscina. Speriamo adesso, noi lavoreremo perché sia addirittura posizionata già in fase coperta, cioè perché adesso era scoperta poterla certo. coprire magari eh, aprendola d'estate con delle, delle parecchiature ad hoc. Come era, com era eh, anticamente l'Ido anticamente il Lido ecco. non era coperto, era scoperto. Okay, aveva un pallone presso però Statico. Noi, era un pallone presso però noi vorremmo la piscina. Nuova eh, scoperta, così com'è, possibilmente adattabile già ad una copertura o, o coperta. Adesso dovremo valutare attentamente col gestore questa situazione. Ipoteticamente, nell'ambito della riqualificazione complessiva di quell'area, anche. Ovviamente parcheggi, un'altra magari piscina più piccola scoperta che possa essere utilizzata in estate per riscaldamento. Quindi verrebbe un polo nautico di altissimo livello. Cioè, voi andate sostanzialmente dicendo che Chiavari è disponibile, ma queste a queste è condizioni corretto? è corretto: e questa posizione di Chiavari è stata condivisa da tutti i sindaci oggi presenti, che poi sono i 10-11 ecco, sindaci. Chi e I sindaci importanti, c'erano tutti i sindaci della Fontana Buona, ovviamente l'Alta Fontana Buona non andrebbe a scaricare lì perché Tribogna, Moconesi... Eh, Moconesi ha posto un suo depuratore. Un suo depuratore, però la parte alta di Cicagna, Moconesi, eh, Tribogna le zone dell'Alta Fontana Buona. Eh, cioè Le frazioni di Gattona devono fare un depuratore dell'Alta Fontana Buona. Okay. Dalla zona di Cicagna Monleone in giù, mm -hmm. quindi San Colombano era presente, Rero era presente, Corelli era presente, Carasco, Cogorno, né, perché anche né è importante, Lavagna, okay. eh, Chiavari, Lei Vizzuagli. Mm -hmm. Lei Vizzuagli già scaricano nel nostro. Quindi il bacino dell'entella della bassa Fontanabuona. Eh, abbiamo condiviso questo documento, siccome è stato riconosciuto a Chiavare, dando mandato al sindaco di Chiavare il ruolo di capofila di tutta l'area del Tiguglio, per andare a discutere poi con IRE e soprattutto anche con Città Metropolitane e col gestore, eh, tutte le compensazioni che devono esserci, che non le chiamerei compensazioni, uh -huh. perché se l'area deve, deve esserci inserito il depuratore... Deve essere demolita la piscina comunque e va rifatta in, in loco. D'altra parte, per fare un depuratore facevano spese eccessive: parlavano di colmatine improbabili eh, che venivano a forte impatto idrogeologico-idraulico sul fiume Entella. Qui invece non si tocca nulla: si scava nella sabbia. Oltretutto, anche il materiale che si tira fuori per lo scavo del depuratore è materiale sabbioso. Penso che anche a seguito di analisi di attentamente, attente valutazioni possa essere riutilizzato per le spiagge perché scavano sabbia. Mm -hmm. Quindi, Quindi questo diciamo, è il contenuto del documento contenuto che avete... del documento è impatto, Deve essere impianto a impatto zero, servire i comuni dell'Entella, eh, ovviamente lavagna e non eh, comprensoriale ma solo consortile, cosa che ormai penso sia data per acquisita perché Sestri avrà il suo e Chiavari chiederà anche che venga ripristinata. Eh, è agibile totalmente la zona di Preli che sono 6-7.000 metri quadrati, dove verrà demolito il vecchio depuratore che sarebbe entrato in infrazione tra 3-4 anni nel 2021 e quindi eh, mettendo a, a norma eh, tutta quell'area potremo, io penso, eh, sistemando quell'area, valorizzare anche l'ex camping, tutta quella mm -hmm. zona che è turistica, siccome abbiamo in ipotesi anche di fare una bella passeggiata a mare che arrivi verso il confine di Zoagli, anche se poi bisogna fare attenzione a esserci la collina delle Grazie con le sue frane e le sue criticità, però contiamo di rivalorizzare una zona che poi nell'immaginario collettivo delle, della città di Chiave e del comprensore è quella più turistica. Mm -hmm. La zona del Lido, ripeto, è una zona che oggi aveva divieto di dietro di bagniazione, sì. è una foce del fiume, quindi andiamo più che dire che collochiamo un nuovo depuratore a Chiavari, quello che ci tenga a dire, spostiamo il depuratore di Preli, che attualmente è un depuratore comunque ancora funzionante, ma vecchio di concezione, <ride> in uno nuovo, completamente interrato, lo vediamo qua a Santa Margherita, dietro al covo di Nord-Est, è stato rifatto adesso con nuove, nuove tecnologie, chiederemo le tecnologie più avanzate cioè. possibili e gestiremo insieme l'operazione. La regione, Attraverso le valutazioni mi pare che sia già d'accordo perché ha detto che si può fare anche perché è un depuratore che è tutto in spiaggia ed è a quasi 60 metri dalla battigia, quindi non c'è nessun pericolo di contatto col mare e poi l'altra cosa importante che abbiamo deciso con i sindaci è mm -hmm. la possibilità di riutilizzare l'acqua diciamo che esce Purata. depurata, che non è un'acqua potabile, ripeto, mm -hmm. da bere, ma un'acqua che può essere utilizzata per irrigazioni, per mm -hmm. attività imprenditoriali o per essere rimessa nella falda dell'entella eh, nei periodi di siccità. Grazie per tutti questi dettagli. Allora, vedremo poi quali saranno sì. i prossimi passaggi. Resti ancora con noi un minuto prima di chiudere, però ci ricolleghiamo con Pietro Burzi, che non abbiamo abbandonato eh, nello studio 2, che sta ultimando questo disegno, questo graffito su Ardesia. Pietro, ci faccia vedere il lavoro ah. finito? È un'ora che seguiamo. Finito a tempo di record <ride> perché sì. Bellissimo. Magari da rifinire un po', comunque insomma... È, insomma, in un'ora si, in un sì. si può imparare e fare un lavoro così su una lastrina d'Ardesia. Ecco. All'Accademia Culturale di Rapallo, Pietro Burzi porta avanti questi corsi, è possibile venire quando, quando si vuole, non è necessario iscriversi a settembre Pietro. No, no, uh -huh. l'insegnamento è individuale, ognuno è seguito secondo le sue capacità, le sue difficoltà quindi può venire quando vuole, magari viene un paio di volte, prova, vede se gli piace e poi se mai si aderisce all'accademia, si iscrive. Però senza impegno, anche solo per vedere, può venire qualche volta. Grazie, grazie a Pietro Murzi del tempo che ci ha concesso, grazie al sindaco di Chiavari Roberto Levaggi che ha vissuto con noi l'ultimo segmento di trasmissione. Buon pomeriggio, ritorna sempre domani al termine della rotazione del TG13. Buon proseguimento di giornata.